Ma io sono tranquillo perché da quando sono arrivato, pure la mia prima intervista con voi, ho detto che io voglio farlo in fretta per essere in disposizione del mister. Non ho detto che devo giocare, sono venuto per giocare, sono venuto per. Io sono venuto a Siena per mettermi in gioco, per dare il mio impegno. Quando mi chiama il mister per giocare, poi non c'è problema, perché io sapevo dall'inizio che Siena tutti gli attaccanti sono forti e sicuramente che l'hanno dimostrato e lo stanno dimostrando fino adesso. No, secondo me è la mia consapevolezza, perché penso che sono arrivato da Cesena e mi è arrivata questa chiamata di Siena. Praticamente aveva voglia di mettermi in gioco, di giocare, cioè quando mi chiamava il mister, di mettermi in gioco perché secondo me stavo ancora bene fisicamente e mi sentivo che potevo dare ancora in Serie A. E poi piano piano mi sono messo a fare allenamento con la squadra. Infatti, però, cioè, al di là dei gol così, io non ci penso dei gol, al di là dei gol io voglio mettere che quando il mister mi mette a giocare voglio garantire l'impegno. Io questo dall'inizio ho detto, almeno garantisco impegno e poi se arrivano i gol ben vengono, se no devo mettere tipo in disposizione della squadra per fare bene, per salvarci. Sì, io penso che è una partita molto, molto difficile perché ho sentito pure i miei compagni che ho giocato 2 mesi fa e loro si trovano in un momento molto delicato e penso che Cesena, anche se ha tipo 16 punti in classifica, sempre ha giocato bene nel suo stadio a Cesena, perché i tifosi gli danno una carica molto particolare alla squadra e secondo me dobbiamo essere molto attenti, è una partita molto difficile per noi, bisogna preparare come li abbiamo preparate queste partite e dobbiamo andare lì per fare il risultato, perché secondo me se facciamo il risultato, secondo me possiamo lasciare tipo Cesena nella zona della retrocessione. Ma non lo so, io ho cambiato tante squadre, io vado avanti per la mia strada, poi alla fine se sono pentiti o no, però secondo me io ho avuto un buonissimo rapporto con il presidente, con Nico Campadelli, infatti lo voglio ringraziare lui perché è stato lui che mi ha fatto. Che sono andato io da lui che gli ho detto che io voglio andare via perché non ce la facevo tipo quegli 6 mesi che facevo allenamento, mi sentivo bene e non ho giocato molto poco, mi hanno dato possibilità troppo poco. E infatti lui mi ha capito e è stato molto gentile che mi ha lasciato a Siena perché se era tipo un altro presidente sicuramente non mi dava la possibilità di andare tipo una concorrente per non retrocedere.